Brescia, 1 minuto e 13 da giocare, 83-83. Rimessa per Brescia veramente difficoltosa, come vedete in questo momento. La palla arriva a Goldwire, che è marcatissimo da Natale. 19 secondi per l'attacco di Brescia per andare fino in fondo. Ed è Goldwire, sarà lui l'uomo dell'ultimo tiro, noi lo sappiamo. Goldwire controllata all'in-jump, sbaglia il rimbalzo di Dorsato. L'attacco è di Forlì, con Freeman che ha 4 falli, 48 secondi da giocare, 83-83, che fatica sulla rimessa forlinese, alla fine Easley prende la maglia del pallone, la palla arriva e va a segno, più 2 Brescia, 85-83, a 36 secondi dalla fine della partita. Le squadre rientrano in campo in questo momento, mancano 36 secondi alla fine dell'ostilità, 83 Forlì, 85 Brescia. La palla persa di Tony Easley ha dato il contropiede e a Brescia il passaggio di Gergati al serbo Musati. Va in rimessa ora Forlì, è chiamato Bremant sulla prima metà campo, non potrà andare fino in fondo almeno di un rapido tiro. 33-32, pare voglia giocare con il cronometro, c'è Freeman sul limpo, la palla dorsata per una tripla che rara la partita, la palla non va, il rimbalzo di Natali, ancora Forlì, 20 secondi, ancora per Marino, palo, poi Freeman, poi sbaglia, palla riprende, è sua, pari a 25, incredibile qui al palazzetto di Brescia, 17 secondi da giocare, Forlì la agguanta, 85-85, ci crediate o no, ce la giochiamo in un fazzoletto, 17 secondi da giocare, il punteggio recita pari 85, una bolgia qui al palazzetto di Brescia, dicevamo pari 85, la palla è per Goldwire e Sossi, arriva nelle mani di Thompson, poi ancora Goldwire, potrà andare fino in fondo a Brescia, con la palla della vittoria, 10 secondi, 8-7, poi la perde, Goldwire la perde, quando fuori la recupera, alla fine arriva Thompson, 3 secondi, 2, chiude dentro, aspetto, Thompson, Brescia resuscita la palla dentro, con la canestro di Thompson, restano un secondo e 74 decimi. Le squadre di nuovo in campo per questo finale. Forlì ha un secondo e 75 per cercare il canestro della disperazione. Si prova ora in rimessa, c'è Afa. Prima l'impasto per il blocco, si arriva probabilmente lui. Poi Borsato che taglia, difficoltà per la rimessa. L'ultimo secondo prima. C'è contatto sotto il canestro. Non c'è fallo. Finisce così. Con Brescia avanti in due, Forlì spreca un'occasionissima di fare il risultato qui in terra lombarda. È tutto da parte di Giovanni Fussi, 87-85 il finale, dopo che Forlì ha praticamente condotto la seconda parte di gara.